Buonasera gentili telespettatori, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la Dea Bendata. Matteo Torrioli con voi in questo ovviamente classico giovedì sera dalle 21:30 in poi diciamo, approcceremo a temi legati al mondo della giustizia. Questa sera come non mai perché parleremo molto di lavoro, non solo, parleremo anche di sport. Ma non lo sport che tutti noi conosciamo, quello delle grandi luci della ribalta, NBA, Serie A, no. Parleremo degli sport minori colpiti duramente da queste nuove restrizioni. C'è anche un po' di confusione, cercheremo, per quanto possibile ovviamente, ma avremo un ospite bravissimo, di così, fare un po' più di luce su quello che sta accadendo. Ci saranno le nostre rubriche. Oggi parleremo, infondata sul lavoro, di una cosa molto interessante, di quel limbo che colpisce alcuni lavoratori, quelli che sono in una sorta di isolamento volontario e che non sono quindi né malati né inabili per andare al lavoro. Restate con noi, cioè basta ad esempio che una persona sia in attesa di un tampone, che ha avuto contatti, tu non sei costretto a fare la quarantena, ma stai in isolamento. Che succede? Dato che non puoi chiedere il congedo parentale, lo smart working non è obbligatorio, che succede? Cercheremo di capirlo. E poi torneremo a parlare anche di truffe online, che ce ne sono sempre di più. Sappiamo, discorso che vi è piaciuto qualche settimana fa quando l'abbiamo fatto insieme all'avvocato Dario Giordano, e torneremo a farlo. Ma adesso, in apertura, vi parliamo di una vicenda che è accaduta in quel di Terni. Siamo quindi nel centro dell'Italia, nel cuore dell'Italia, in Umbria. Un lavoratore era stato licenziato dalla sua azienda e dopo una battaglia legale è stato reintegrato. Vi ho fatto la super sintesi, perché è un qualcosa, no, che magari accade anche spesso in Italia, però questo è un caso molto particolare e ne parliamo con l'avvocato che ha seguito la vicenda dello studio legale lombardo, l'avvocato Barbara Cito. Buonasera, avvocato, Buonasera, benvenuta. grazie. Allora, che cosa era successo a questo lavoratore di Terni? Perché, ripeto, di queste storie di licenziamenti e reintegri ne sentiamo molte, no? Questo però è molto particolare. Perché? Cosa gli era successo, avvocato? Allora, in realtà questo lavoratore era di un'impresa con meno di 15 dipendenti. Quindi avrebbe avuto in generale una tutela limitata ad alcune mensilità laddove fosse stato riconosciuto il licenziamento illegittimo. Però nel nostro caso il lavoratore è stato licenziato intanto con una lettera così strana che non si riusciva neanche a comprendere se fosse per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo. E comunque il licenziamento seguiva ad un diverbio con il datore di lavoro in ordine alla decurtazione di parte della sua retribuzione a titolo di alcune indennità. Quindi in realtà si trattava di un licenziamento di tipo ritorsivo. Cioè, quindi c'erano anche, immagino, delle testimonianze, no, di questo diverbio che c'è stato tra i due, confermato dalle Più che parti. altro noi abbiamo prodotto documentalmente le buste paga, dalle quali si evinceva che non vi era più questa indennità e soprattutto si evinceva che veniva calcolato ogni volta secondo dei conteggi diversi, quindi era evidente che non fosse plausibile come indennità di quel tipo e che ci fosse alla base un accordo di tipo diverso. Quindi queste leggi. No, allora c'era questo, ma l'azienda ha detto una lettera che non si capiva neanche bene. Ma con quale motivazioni era stato licenziato in questa lettera, L'azienda lo avvocato? licenzia con una generica motivazione di negligenza ed imperizia, che quindi ci faceva pensare ad una giusta causa, senza però far riferimento a quelli che erano dei fatti che potessero far capire che ci fosse stata effettivamente questa negligenza, senza soprattutto che ci fosse prima un procedimento disciplinare in tal senso. E poi però sembrava far riferimento ad un giustificato motivo oggettivo perché dall'altra parte diceva che il lavoratore era stato licenziato e quindi veniva soppresso il suo posto di lavoro e soprattutto non era ricollocabile in un altro ambito. Quindi riferimento un po' ad un motivo che prescinde dalla responsabilità del lavoratore. Comunque una lettera talmente Allora, un attimo, contraddittoria. questo specifichiamo, no? Dice se viene soppresso quel ruolo, non è che è colpa il lavoratore in sé, che Sono due tipi nell'azienda ne può diversi essere di riutilizzato in un altro licenziamento. modo. La giusta causa è una responsabilità del lavoratore, laddove fosse
fosse sussistente una negligenza, ma a quel punto avrebbero dovuto fare un procedimento disciplinare in cui si contestano quei fatti e all'esito di questi si può anche decidere per un procedimento espulsivo, ma non si può licenziare senza un procedimento disciplinare. C'è una lettera di richiamo, il procedimento, ecco, spieghiamo un attimo. Quando parla di procedimento disciplinare, che cosa intende? Deve arrivare una lettera di contestazione in cui i fatti sono specificati, non si può dire semplicemente che il lavoratore è negligente, bisogna indicare con precisione, temporalmente, quello che è accaduto, in modo tale che il lavoratore abbia la possibilità di fornire le sue giustificazioni, di spiegare che cosa è accaduto. All'esito di queste giustificazioni, l'azienda può decidere di irrogare una sanzione, che potrebbe essere anche il licenziamento, laddove quei fatti siano molto gravi. E come avete dimostrato che questo licenziamento era un licenziamento ritorsivo, avvocato? Abbiamo dovuto prima dimostrare l'insussistenza di questi fatti. L'azienda si è costituita nel giudizio riportando numerosi fatti che erano poco rilevanti da una parte, già di per sé, ma soprattutto non erano rilevanti in quanto non erano stati indicati precedentemente, non c'era stato il procedimento disciplinare. Quindi l'insussistenza del procedimento disciplinare comporta già di per sé l'insussistenza del fatto contestato. Dopodiché abbiamo dimostrato anche che non sussisteva un giustificato motivo oggettivo, proprio perché in realtà la soppressione del posto di lavoro era stata la conseguenza e non la causa del licenziamento. E soprattutto non era stato neanche dimostrato da parte dell'azienda che non vi fosse la possibilità di reimpiegarlo in un altro ambito produttivo, in quanto oltretutto lì c'era una questione di... Ecco, ma senza entrare nello specifico, questa azienda di cosa si occupa? Di cosa si occupa poi questo lavoratore? Il soggetto era un magazziniere, quindi comunque... poiché c'erano anche altre aziende collegate e vi era un unico centro di imputazione di interesse, avrebbe potuto essere ricollocato altrove nell'altra azienda o comunque sia con mansioni diverse ma dello stesso livello. Sì, mansioni, diciamo, perché... adesso passatemi il termine veramente di fatica, però un posto si trova, ecco, quello... poi se uno fa il magazziniere che venga soppresso il posto di lavoro vuol dire che ha sparito il magazzino, cioè... c'è qualcosa? No, vabbè, adesso sì, lì c'era un problema, quell'azienda era molto piccola, quindi poteva essere plausibile in quell'azienda, certo. Però fosse stato fatto in maniera diversa con un licenziamento, una lettera che avesse contestualizzato quelle... I perché. E allora, perché voi dite, questo sembrerebbe essere una storia come tante altre, no? Un diverbio tra un lavoratore e un datore di lavoro, il datore di lavoro se la lega al dito e comincia tutta questa procedura e si finisce poi nel modo che stiamo raccontando. È importante perché è stato dimostrato da parte dell'avvocato Barbara Citra, la quale facciamo i complimenti a tutto lo studio legale Lombardo. Vabbè, perché no, però niente, bisogna prendersi i meriti. Il diritto alla reintegra per un lavoratore che lavora per un'azienda con meno di 15 lavoratori. Allora, dov'è la novità? Allora, più che altro è una particolarità, nel senso che laddove c'è un'azienda con meno di 15 dipendenti, la tutela reale che prevede appunto la reintegra è limitata ad alcuni casi, quali un licenziamento discriminatorio, un licenziamento nullo, oppure, come nel nostro caso, un licenziamento ritorsivo, che però va dimostrato. In questo caso abbiamo potuto dimostrarlo sulla base della documentazione contabile e sulla base di presunzioni. Il Tribunale ha ritenuto che sulla base di quella documentazione dalla quale si evinceva l'effettiva decurtazione e soprattutto in forza di quella lettera che era talmente contraddittoria da rendere evidente che in realtà non sussistesse una reale motivazione per il licenziamento. E quindi su questi presupposti ha ordinato la reintegra che però poi non è mai avvenuta, perché in realtà il datore di lavoro non era assolutamente propenso. Dall'altra parte noi temevamo che una volta reintegrato potesse essere nuovamente licenziato, questa volta per giustificato motivo oggettivo, con una lettera corretta, che quindi avrebbe poi comportato delle difficoltà. E quindi il lavoratore ha potuto esercitare il diritto di opzione, per cui al posto della reintegra ha preso 15 mensilità.
Questa è un escamotage che si utilizza spesso laddove la tensione è talmente alta che si sconsiglia una reintegra effettiva nell'ambito Beh, certo, lavorativo. immagino anche per Sempre il senza pillola, lavoratore, anche per il certo. lavoratore, no? Non è bello rientrare in una situazione del genere, al di là E poi poi delle rimane tutele. esposto ad un nuovo licenziamento. Certo, ma poi c'è il famoso mobbing, rischi, magari non sarebbe stato quello il caso, rischi di subirlo, ma un po', forse questo, ecco, meglio che le strade si separino, più o meno tutti contenti, mettiamola così. Ma la cosa che si evince, tra l'altro, è che fino a poco tempo fa, avvocato, parlavamo di una quasi scomparsa dei diritti dei lavoratori. Vicende come queste dimostrano forse che non è così, oppure è più difficile rispetto al passato far valere alcuni diritti dei lavoratori? Allora, è vero che già dalla riforma Fornero nel 2012 abbiamo avuto una riduzione di quella che è la tutela reale. Ossia, a fronte di un licenziamento illegittimo, non sempre il lavoratore ha il diritto alla reintegra, potrebbe semplicemente avere diritto ad una tutela obbligatoria di tipo risarcitorio economico. Quindi, nel primo periodo, con la riforma Fornero, una previsione di una diversa disciplina di licenziamenti proprio in ragione delle dimensioni aziendali, quindi aziende con meno di 15 dipendenti hanno una tutela reale assolutamente minima, aziende più grandi invece permettono una reintegra in diversi casi. Con il Jobs Act, che è stato all'attenzione di tutti, sicuramente si è parlato di una riduzione della tutela del lavoratore che difficilmente può essere reintegrato se non in rari casi. E soprattutto avrebbe diritto ad una tutela obbligatoria abbastanza irrisoria, ragguagliata semplicemente a quella che è l'anzianità. Questa previsione è stata oggetto di tante contestazioni, lo è tuttora, è stata un po' rivista con il decreto dignità che ha previsto un aumento del range, per cui da 4 a 24 mensilità siamo arrivati da 6 a 36, però è pur vero che ragguagliandola sempre all'anzianità, per arrivare al massimo uno dovrebbe lavorare moltissimi anni. Sì, dovrebbe, ecco, arrivare a questo licenziamento dopo molti anni di militanza. Certo, e poi comunque insomma non sarebbe una previsione equa perché ci possono essere moltissime altre ragioni che devono essere valutate oltre all'anzianità. E quindi per questo è intervenuta anche la Corte Costituzionale che ha previsto come ci fossero dei problemi per violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza. E è stato valutato quindi che il giudice ad oggi in quel range tra le 6 e le 36 mensilità ha la possibilità di valutare non più soltanto l'anzianità del lavoratore, ma anche le condizioni e le particolari circostanze delle parti e le dimensioni aziendali. Però diciamo che sicuramente la tutela del lavoratore in questo momento è abbastanza limitata, perché a volte il datore potrebbe farsi un ragionamento di opportunità e valutare anche il rischio di una dichiarazione di illegittimità del licenziamento, laddove poi la tutela obbligatoria sia talmente esigua da renderlo comunque conveniente. Certo, è brutto da dire, però questa è la Licenzio. realtà dei fatti. Poi per fortuna ci sono gli avvocati, no? Però non fanno i miracoli, ecco. Fanno dei miracoli, che fanno dei miracoli. Allora, No, non rimaniamo sul tema. comunque. Le voglio far vedere e ascoltare questo video del Premier Conte, perché stiamo parlando di licenziamenti. Sa bene che c'è questo blocco di licenziamenti, sta discutendo se estenderlo fino addirittura al 21 marzo con la cassa integrazione, però sentiamoci un attimo il Premier Conte, perché poi ho una domanda per lei. Per gli imprenditori che richiamano in azienda a lavorare i lavoratori, 4 mesi di sgravi contributivi al 100%. Quindi fino a quando si continuerà a usufruire dei trattamenti di cassa integrazione e degli sgravi, ovviamente non ci saranno licenziamenti. Non vogliamo lasciare indietro nessuno. Non vogliamo lasciare indietro nessuno, non ci saranno licenziamenti. Ma per il lavoratore, avvocato, è un bene o un male questo blocco dei licenziamenti? Ma se In realtà c'è un'azienda potrebbe. che non lavora e non riesce a pagare gli stipendi, io mi sono sempre chiesto questo in questo periodo. Ma non conviene a questi lavoratori accedere a questo punto, no? Se poi un'azienda è anche destinata a soccombere, purtroppo, come tante altre, accedere alle agevolazioni, al sostegno, alla NASPI, alla disoccupazione, quello che è. Sicuramente il problema è stato affrontato fin dall'inizio, perché prima c'è stato un vero e
breve periodo di blocco dei licenziamenti. Con l'ulteriore proroga si è avuto anche il problema di alcune aziende che avevano finito in quel momento la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali e dall'altra parte non potevano licenziare, quindi una grave difficoltà. Detto questo, l'ulteriore previsione con il decreto agosto ha previsto un'ulteriore proroga, non ragguagliata però semplicemente ad un termine, perché il decreto agosto avrebbe previsto il termine finale del 31 dicembre, però la possibilità per l'azienda di licenziare laddove avesse già terminato appunto il periodo di cassa integrazione o, come sentivamo, la possibilità di accedere agli sgravi fiscali. È vero che quindi in un certo senso questa situazione è migliorata, l'azienda ha la possibilità di licenziare prima laddove non abbia l'accesso agli ammortizzatori sociali, però è pur vero che in questo modo si lascia morire l'azienda nel tempo e ad un certo punto avremo tutti quanti in difficoltà perché ci sarà lo sblocco del licenziamento e quindi cominceranno ad esserci dei licenziamenti e dall'altra parte le aziende saranno state comunque in grave difficoltà e non avranno avuto la possibilità di riorganizzarsi prima e di poter quindi cercare di rialzarsi prima di arrivare ad una crisi ancora più Cioè, quello grave. che sta dicendo secondo me l'avvocato per un'azienda, magari adesso faccio un esempio, di 40 dipendenti, dice: signori, questo periodo a me ne bastano 20, facciamo questo piano, tra 6 mesi ne richiamo 10 di quelli che ho lasciato a casa e speriamo tra un anno, se tutto va bene, di ritornare a 40. Però in questo momento così è inutile, io È credo, vero, almeno non ho mai certo, fatto perché l'imprenditore per fortuna. non si può portare, cioè, si va avanti con una crisi che peggiora e che quindi andrà a peggiorare, a mio parere, l'intero mercato del lavoro, nel momento in cui tutti quanti invece saranno licenziati, quindi Certo, avranno ancora più difficoltà a reintegrarsi. c'è È quasi vero però. l'impressione che si stia chiedendo alle aziende: tenete a bada, tenete le redini della società per evitare veramente dei problemi Soprattutto grandi. un'incisione del potere di iniziativa economico privata dell'imprenditore, che è un potere costituzionalmente protetto, ricordiamoci anche questo. Però per non essere soltanto negativi, dobbiamo anche dire che con le ultime previsioni qualche passo avanti è stato fatto. È stato previsto che laddove ci sia un'azienda in liquidazione sia comunque possibile ad oggi già procedere con i licenziamenti. E oltretutto c'è un'altra possibilità per l'azienda. Laddove raggiunga degli accordi con le rappresentanze sindacali, potrebbe a quel punto comunque prevedere, far accedere a questi accordi il lavoratore, provvedere al licenziamento e, o meglio, ad un accordo di risoluzione con il lavoratore che però permetta comunque al lavoratore l'accesso alla NASPI. Quindi da una parte il lavoratore è tutelato con la NASPI, dall'altra l'azienda può permettersi di riorganizzare. Quindi questa è una soluzione da tenere presente. Assolutamente. Allora, per salutarci, avvocato, una domanda un po' più generale. Allora, temete da avvocati anche, vedendo pure quanto è accaduto, una contrazione dei diritti dei lavoratori, ma poi non dico tanto da parte delle aziende o del governo, dei privati, ma anche da parte del lavoratore stesso, che si dice: accidenti, c'è questa situazione, questo è un mio diritto, però per una volta dai, faccio buon viso a cattivo gioco perché la situazione è veramente tremenda e mi tengo il lavoro nonostante tutto. I lavoratori sono stati che si dei sacrifici in questo periodo, anche quando c'era la cassa integrazione, a molti è stato chiesto di lavorare e tutti quanti, o torto collo, hanno cercato comunque di seguire le indicazioni dell'azienda, ovviamente. Quello che è secondo me più rilevante è il fatto che non c'è certezza di un diritto in questo momento, perché quella che è una previsione, probabilmente nelle prossime disposizioni, fra anche solo un mese, non esiste più. E quindi vi è anche un'applicazione diversa ad uguali casi delle norme, perché in quel momento sussisteva ancora la previsione che permetteva di fare una determinata cosa, come ad esempio nel caso della revoca dei licenziamenti. È stata data la possibilità di revocare i licenziamenti anche oltre il termine. Con il decreto agosto questa possibilità è stata estesa a tutti i licenziamenti del 2020 e poi con la conversione in legge è stata esclusa direttamente la possibilità di revoca del licenziamento.
Quindi a seconda del momento, ad alcuni lavoratori viene applicata una norma, ad altri un'altra. Ecco, e chissà quali altre norme andremo ad applicare da qui ai prossimi mesi. Difficoltà per loro di comprendere e soprattutto poi nel caso diversi trattamenti. Bisogna aggiornarsi di continuo, caro Avvocato Barbara Cito, questo è il vostro destino, perché qui veramente ha ragione. Cambiano poi le disposizioni di mese in mese, situazione in situazione, ed è veramente, veramente complicato. Grazie Avvocato Barbara Cito, Studio Legale Lombardo, per essere stato con noi, per essere stata con noi. Grazie a Una voi. Buona serata. Buonasera. Allora, salutiamo l'Avvocato Barbara Cito. Adesso ce ne andiamo in pausa, ma vi lascio, vedete, ogni tanto le opposizioni sono concordi con il governo sul blocco dei licenziamenti. Sentiamo, per salutarci appunto in questa prima parte, prima di rientrare parleremo di sport nella seconda parte di trasmissione, il leader della Lega Matteo Salvini cosa dice sul blocco dei licenziamenti. Ce l'ascoltiamo, poi breve pausa e poi torniamo ancora insieme. Dal punto di vista economico, ieri ero all'assemblea di Assolombarda. Soldi veri e immediati alle imprese e alle famiglie, perché fra poco con lo sblocco dei licenziamenti rischia di essere un dramma, e giovedì saremo davanti all'Agenzia delle Entrate, perché inviare 9 milioni di cartelle esattoriali a ottobre sarebbe un massacro. Quindi queste sono due cose che il governo può decidere oggi, che chiede il mondo del lavoro, dell'impresa, chiediamo noi come Lega e come centrodestra, speriamo di essere ascoltati.